del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato da figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne. Nella divina volontà tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in esso, in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 3, capitolo 28. Trovandomi nel solito mio stato, l'amabile mio Gesù è venuto in uno stato compassionevole. Teneva le mani legate strettamente ed il volto coperto di sputi e parecchie persone che lo schiaffeggiavano orribilmente. E lui se ne stava quieto, placido, senza fare un motto e muovere un lamento, neppure un muovere di ciglia, per far vedere che lui voleva soffrire quegli oltraggi, e questo non solo esternamente, ma anche internamente. Che spettacolo commovente da fare spezzare i cuori più duri. Quante cose diceva quel volto con quegli sputi pendenti, imbrattato di fango.
Io mi sentivo inorridire, tremavo. Mi vedevo tutta superbia innanzi a Gesù. Mentre stava in questo aspetto, lui mi ha detto: figlia mia, i soli piccolini si lasciano maneggiare come si vuole, non quelli che sono piccoli di ragione umana, ma quelli che sono piccoli di ragione divina. Io posso dire che sono umile, che nell'uomo ciò che si dice umiltà piuttosto si deve dire conoscenza di se stesso. E chi non conosce se stesso cammina già nella falsità. Per qualche minuto Gesù ha fatto silenzio ed io me ne stavo a contemplarlo. Mentre ciò facevo, ho visto una mano che portava una luce che, frugando nel mio interno, nei più intimi nascondigli, voleva vedere se fosse in me la conoscenza di me stessa e l'amore alle umiliazioni e alle confusioni ed agli obbrobri. Quella luce trovava un vuoto nel mio interno ed io pure lo vedevo che doveva essere riempito di umiliazioni e confusioni, ad esempio del benedetto Gesù. Oh, quante cose mi faceva comprendere quella luce, quel volto santo che mi stava innanzi. Dicevo tra me: un Dio per amore mio umiliato e confuso, ed io peccatrice senza di queste divise. Un Dio stabile, fermo nel sopportare tante ingiurie, tanto che non si muove un tantino per scuotersi da quegli sputi fetenti. Ah, mi si fa manifesto il suo interno innanzi a Dio, il suo esterno innanzi agli uomini, e vedo che se egli volesse respingere ogni patire, ogni oltraggio, di tutto resterebbe libero. Ma vedo che non le catene lo legano, ma la sua stabile volontà che a qualunque costo vuol salvare il genere umano. Ed io, dove sono le mie umiliazioni? Dove la fermezza, la costanza nell'operare il bene per amore del mio Gesù e del mio prossimo? Ah, che vittime differenti siamo io e Gesù, ahi, che non ci conformiamo affatto. Mentre il mio piccolo cervello si perdeva in queste considerazioni, il mio adorabile Gesù mi ha detto: solo la mia umanità fu ripiena di obbrobri e di umiliazioni, tanto da traboccarne fuori. Ecco, perciò innanzi alle mie virtù trema il cielo e la terra, e le anime che mi amano si servono della mia umanità come scala per salire e lambire qualche gocciolina delle mie virtù. Dimmi un po', dinanzi alla mia umiltà, dov'è la tua? Posso io gloriarmi di possedere la vera umiltà? Solo io posso gloriarmi di possedere la vera umiltà. La mia divinità, unita alla mia umanità, poteva operare prodigi in ogni passo con le parole ed opere, ed invece volontariamente mi restringevo nel cerchio della mia umanità e mi mostravo il più povero e giungevo a confondermi con gli stessi peccatori. L'opera della redenzione in pochissimo tempo potevo operarla, ed anche per una sola parola. Ma volli per il corso di tanti anni, con tanti stenti e patimenti, fare mie le miserie dell'uomo. Volli esercitarmi in tante diverse azioni per fare che l'uomo fosse tutto rinnovato, divinizzato anche nelle minime opere, perché esercitate da me, che ero Dio ed uomo, ricevevo uno splendore nuovo e restavano con l'impronta di opere divine. Ci fermiamo a questo capitolo, è molto lungo,
Credo che ci vorrà sicuramente almeno un'altra o forse due meditazioni per completarlo, ma qui veramente dinanzi a queste scene, a queste parole, mi vengono in mente le parole che l'inno Akathistos riferisce alla Divina Maria, non senza ragione. Gli oratori brillanti come pesci sono muti dinanzi a te, o Santa Madre di Dio. Ecco. Dinanzi a questo spettacolo di umiltà di nostro Signore Gesù Cristo, alle sue considerazioni, quello che viene da fare è veramente chiudersi in un sacro e santo silenzio a guardare, contemplare e meditare queste scene e soprattutto fare non 5 minuti di vergogna, ma 5 secoli di vergogna per la nostra, penso, abissale lontananza, insomma, deplorevole e colpevole da questi esempi che ci ha dato nostro Signore, insomma. Già vedere questa scena, no? È molto bello come la descrive Luisa, di lui, volto coperto di sputi e parecchie persone che lo schiaffeggiavano orribilmente e se ne stava quieto e placido, senza fare un motto e muovere un lamento, e neppure muovere di ciglia, per far vedere che lui voleva soffrire quegli oltraggi. Chi sta facendo questo, tra l'altro, è uno che volendo, come poi spiega, poteva immediatamente sottrarsi a tutto quello con un solo cenno del divino volere suo. Poteva all'istante incenerire tutti quanti gli astanti, tutti quanti questi, ecco, esseri, insomma, inqualificabili, insomma, che infierivano in questo modo. Non era un prigioniero come tutti gli altri. Spiega, non erano le catene che mi legavano, ma la volontà ferma e stabile di salvare le anime. Lui sapeva che tutto quello era necessario alla nostra salvezza, non solo necessaria, ma nella sua onniscienza sapeva che è necessaria, ma purtroppo non sufficiente, perché nonostante questo molti si sarebbero dannati, non per insufficienza ovviamente del suo amore o dei suoi dolori, ma per mancanza di ciò che è comunque necessario, cioè accoglienza, la conversione del peccatore, dell'anima bisognosa di salvezza. È una scena indubbiamente, cioè, non è tanto difficile fare la meditazione su queste cose, no? Supponiamo che fossimo stati noi nei panni di Gesù, appunto primo, no? Cioè la cosa impressionante è questa immobilità placida e pacifica di Gesù, quindi neanche a fare quei gesti, come dire, che la nostra umanità, il nostro istinto di sopravvivenza compie spontaneamente, no? Cioè, se ci arriva uno sputo in faccia, presumo che sia normale alzare un braccio per poterlo parare, no? Oppure schivarlo se è possibile. Sono movimenti, come dire, quasi automatici nella nostra umanità, no? Fissiamo lo sguardo, ecco, sull'altissimo grado di dominio di sé che aveva nostro Signore, che poi traspare in tutta la sua passione, no? E voglia veramente la divina volontà, lo Spirito Santo, la Divina Maria, veramente, votiamoci a qualche santo che ci venga, come dire, il desiderio di imitare questa sua impressionante padronanza di se stesso e questo abisso della sua umiltà.
tanto per offrire qualche spunto di meditazione, anche se, ripeto, molto difficile, per non dire un po' imbarazzante, ecco, chiosare con qualche parola queste cose che abbiamo visto nelle descrizioni e contemplato, ecco, nelle parole di Gesù. Può essere interessante riflettere anche su qualche altra frase, no? Io sono umile. Perché nell'uomo ciò che si dice umiltà, piuttosto si deve dire conoscenza di se stesso. E chi non conosce se stesso cammina già nella falsità. Conoscenza di se stesso, ecco, che è un tema sempre molto, molto importante ed è un tema profondamente interiore. Io ho già detto in altre circostanze che noi dobbiamo esercitare la conoscenza di noi stessi davanti al Santissimo Sacramento nel più assoluto silenzio e basta. Mai e per nessun motivo davanti alle creature. La conoscenza di se stesso è un fatto molto profondo. Non mi ricordo quale grande autore era, se era San Francesco di Sal, credo di sì, tra l'altro oggi è anche la festa liturgica di San Francesco di Sal, o Sant'Alfonso, o forse San Luigi Monforte, forse trattava della vera devozione, comunque sono tutti d'accordo questi tre su questi concetti, no? Attraverso la conoscenza sapienziale di noi stessi, ci disprezzeremo profondamente, in maniera santa però, quindi non in maniera malata, perché il disprezzo in maniera malata è una forma raffinata di superbia e finisce di distruggere l'anima. E amerai di essere disprezzato. Amare la propria abiezione la chiama San Francesco di Sal, questo è certamente lui nella Filotea, no? Quell'essere ritenuto un nulla, quell'essere ritenuto un matto, quell'essere ritenuto un poco di buono, insomma, una persona poco affidabile. E questo tanto più quanto meno, almeno per circostanze esterne, lo si meriterebbe. Perché se qualcuno ci ritenesse in questo modo, anche se non avessimo fatto, come dire, contingentemente nulla per meritarci una cosa di questo genere, tuttavia, questa è la conoscenza sapienziale di noi stessi e l'umiltà dovuta, tra l'altro, da parte nostra. Dovremmo essere fermamente persuasi di fermamente meritarlo. Avete visto gli uomini quando succede una grande disgrazia o qualcosa? Ah, ma io non me lo meritavo, ah, ma io sono tanto bravo, io sono una brava persona, sono tanto questo, tanto quell'altro. Questi non sanno quello che dicono. Perché, come i santi ci hanno insegnato, e qui sono certo che sia San Luigi, noi siamo meritevoli di nient'altro che dell'inferno, della condanna eterna, e che Dio, guardandoci, si giri dall'altra parte, per quello che siamo, per come ci siamo ridotti e per quello che abbiamo fatto. Questa, ripeto, deve essere una convinzione profonda, intima e del cuore. La prova che questa c'è è quando qualcuno ti umilia un po', ti disprezza un pochino, non dico tanto. Come reagisci? Fino a quando reagiremo alterandoci anche solo interiormente, turbandoci o inquietandoci o dicendo: ma guarda questo, come si permette di dire o di pensare questa cosa di me? Anche solo quando ne sentiamo, come dire, la repulsione interiore, quindi agitazione, non parliamo poi quando ci difendiamo, quando rispondiamo, quando lo facciamo notare, quando rendiamo par per focaccia, quindi umiliazione per umiliazione, insulto per insulto, obbrobrio per obbrobrio, siamo lontani anni luce dagli esempi di Gesù e di Maria Santissima, l'umilissima, anche lei
insieme con Gesù, forse solo lei può definirsi umile. In senso stretto, perché umiltà vuol dire abbassarsi, vuol dire mettersi in una condizione inferiore a quella che si è e veramente prendersi ciò che non si merita. Ora, solo Gesù si è abbassato perché da Dio si è fatto uomo e da uomo si è fatto schiavo e da schiavo, dice San Paolo, ti sei fatto peccato per me, in un certo senso che deve essere compreso bene. Ecco, qui anche quando a volte in qualche circostanza se ne parla si capisce male, ma soltanto Gesù si è fatto peccato nel senso che, anche qui no, in un certo senso molto virgolettato, cioè si è fatto peccatore, cioè ha lasciato che fosse trattato come se fosse il più grande peccatore. Questo l'ho fatto tante volte durante la sua vita, no? Pensiamo a quando è andato a farsi battezzare da San Giovanni Battista, che San Giovanni Battista lo guarda e dice: "Ma che fai tu qua?". Ma c'aveva ragione San Giovanni Battista, che ci fa Gesù lì in mezzo? Il battesimo di San Giovanni Battista era un battesimo di acqua simbolico, ma per i peccatori. Cioè, lì ci andava gente che veramente ne aveva fatti di tutti i colori. E il primo atto pubblico che fa Gesù, per quello è il primo atto pubblico che fa Gesù, eh? Quindi esce da Nazareth, va a cercare San Giovanni Battista e la prima cosa che fa è quella: confondersi con i peccatori, ricevere il battesimo di acqua che ricevono i peccatori. Quindi Gesù non ha commesso peccato, ma il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. E per quanto, come dire, si è fatto ricoprire dei peccati di tutto quanto il mondo, sembrava, ripeto, queste espressioni vanno comprese correttamente, ecco, ovviamente non attribuendo nulla di irriverente né nulla di blasfemo in esse, cioè, per l'amore di peccati era il peccatore per antonomasia, capito? Carico di tutti quanti quei peccati che non erano i suoi, come se fossero i suoi. Ed è per questo che ha accettato di essere trattato in quel modo. Perché un peccatore deve essere sputato in faccia, deve essere disprezzato, deve essere trattato a male parole, è degno di qualunque cosa. E in effetti il demonio così li tratta i peccatori. Prima li fa peccare e poi li massacra, li disprezza, li offende, li insulta, li umilia, li mortifica. Ecco, solo c'è una differenza abissale, che Gesù queste cose non se le meritava, ovviamente non come Dio e nemmeno come uomo, perché è l'uomo perfetto. Quindi andandosi a mettere, diciamo, in una condizione di prendersi cose non sue. Ecco perché dice a Luisa: "Dimmi un po', ma dinanzi alla mia umiltà, dov'è la tua? Dov'è?". Ed ecco perché ogni volta che facciamo anche un minimo atto di superbia: "Ah, ma non è giusto. Ah, ma mi è mancato di riguardo. Ah, che bella considerazione. Ah, mi ha trattato male. Ah, mi ha alzato la voce. Ah, questo. Ah, quell'altro". Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, no? Magari se uno considera la virtù cardinale della giustizia, in quella singola circostanza concreta tu puoi averci anche ragione, d'accordo? Io ci penso spesso, come dire, in riferimento a me stesso, e qualche volta lo dico anche a qualche anima, dico: "Ma figlio mio, figlia mia, c'hai ragione, d'accordo? Nessuno lo nega. Ti ha trattato male, senza nessun motivo, c'è tutte quante le ragioni possibili di questo mondo, ma quando te ne vai dall'altra parte, che il nostro Signore ti incontrerà con la croce sotto braccio, la sua croce, che gli vai a raccontare? Che non te la meritavi quell'umiliazione? E se il nostro Signore ti dovesse rispondere, non lo so se lo fa, ma supponiamo che lo faccia, dice: "Figlio mio, tu te meritavi le tue e io mi meritavo le mie, secondo te? Come ho reagito io e come hai reagito tu?". Io penso che queste siano considerazioni che
doverose, no? Non lo so se Gesù farà così. Ma se lo dovesse fare, stiamo tutti zitti, stiamo, no? Non solo zitti, non con 5 minuti, ma con 5 secoli di vergogna. Quindi, sconvolgenti sono anche le ultime considerazioni che fa Gesù prima della pausa che abbiamo fatto, no? L'opera della redenzione potevo operarla in pochissimo tempo ed anche per una sola parola. Santa Teresa d'Avila, sembra sentirne un eco qui, dice: una sola goccia di sangue bastava per riparare, coprire e distruggere tutti i peccati, non solo commessi sul pianeta Terra, ma in tutto l'universo e in tutti i mondi possibili e immaginabili. Che era una goccia di sangue divino, non è umano. Eppure Gesù è morto dissanguato, quindi versando fino all'ultima goccia di sangue, come dimostra il colpo di lancia, no? Favore uscita di sangue e siero. Non ce ne aveva, non ne ha trattenuto per sé nemmeno una goccia. Tutto in maniera estrema, sovrabbondante. Anche questo ci dà molto da pensare. Chi di noi farebbe una cosa di questo genere? No. Volli per il corso di tanti anni, con tanti stenti e patimenti, fare mille miserie dell'uomo. Quindi, potendo fare tutto e subito e con pochissima fatica, no. E ancora, Gesù è stato tanti anni sulla terra, ha fatto tante azioni. Cioè, noi sappiamo, insomma, no, che se c'è una differenza tra l'agire divino e l'agire umano, è che l'agire divino, oltre che essere onnipotente, quindi che non può incontrare nessun tipo di ostacolo, qualunque sia l'opposizione che ci si faccia, cioè, Dio rispetta la libertà degli enti che lui ha creato, d'accordo? Ma se volesse, Dio farebbe tutto quello che vuole senza nessuna possibilità che nessuna mente creata gli si potesse in qualche modo opporre o ribellare. E non lo fa. Ed è impressionante, insomma, anche questo, no? L'agire di Dio è per antonomasia istantaneo. A Dio gli basta volere una cosa e quella cosa immediatamente è. Così come fu per il Fiat creante, no? Quindi immaginiamo cosa possa voler dire per la seconda persona della Santissima Trinità essersi limitato, circoscritto, e cominciare ad agire alla umana, no? Quindi alla divinamente umana, certamente, no? Ma tanti anni, tante azioni, tanti pensieri, no? Quindi non fum, voglio ed è subito fatto, no? Certo, Gesù l'ha utilizzato per questo impero, no? Quando faceva i miracoli bastava che dicesse lo voglio, sii guarito e tutti guarivano. Ma l'ha usato con circospezione, in circostanze molto limitate, molto circostanziate, molto particolari e quando era necessario. Mai per semplificarsi la vita. Ecco perché Gesù dice, quelli che mi amano, quelli che mi cercano, si fissano e contemplano profondamente la mia umanità, perché nell'umanità santissima di Gesù ed anche nell'umanità benedetta e immacolata della Madonna che c'è tutto, le anime che mi amano si servono della mia umanità come scala per salire e lambire qualche gocciolina delle mie virtù. Solo la mia umanità fu ripiena di obbrobri e di umiliazioni, tanto da traboccarne fuori.
veramente uno spettacolo degno del cielo da contemplare. Quindi tutti quanti noi stiamo a scuola di questa grande umiltà del nostro Salvatore e dobbiamo prendere esempio, e anche per noi, cioè se Gesù ha fatto così, noi che siamo sempre impazienti, non comprendiamo molte volte l'importanza e il valore del tempo, il fatto che anche la nostra crescita sia graduale, non dall'oggi al domani, laboriosa, ecco, faticosa a volte, e magari ce la prendiamo con il nostro Signore perché non ci aiuta, perché non ci fa sbrigare e tante altre questioni, no? Torniamo a pensare a queste cose. Se non l'ha fatto Gesù, figlio di Dio incarnato, e Dio non l'ha voluto fare con lui, e la sua divina volontà non ha voluto farla con lui, figuriamoci per noi, che invece fa molto bene procedere con calma, con pazienza, con tutte queste cose, no? Bene concludere con le considerazioni che faceva Luisa stessa, no? Che hanno un po' intervallato le sezioni in cui parlava Gesù. Non le catene lo legano, ma la stabile, questo è un termine ricorrente negli scritti, no, volontà che a qualunque costo può salvare il genere umano. La volontà deve essere stabile, la nostra. Non deve essere fluttuante, non deve essere come una banderuola che cambia continuamente direzione. La stabilitas nel bene è una delle cose su cui più di ogni altra dobbiamo lavorare. Dove sono le mie umiliazioni? Dove la fermezza, la costanza nell'operare il bene per amore del mio Gesù e del mio prossimo? Quindi fermezza e costanza nell'operare il bene. Stabilità, fermezza e costanza, ecco. Quindi, vedete, sono virtù connesse con l'umiltà. Perché se io sono umile e conosco me stesso, lo so che per raggiungere qualche obiettivo ci vuole un pochino di tempo. Non è che oggi faccio una botta da santo e divento santo con mezz'ora, non esiste questo qui. Diventerò santo con gli anni dove quel bene che oggi faccio continuo a farlo, lo reitero nel tempo, il rosario si dice tutti i giorni, a messa si fa tutti i giorni, a meditazione si fa tutti i giorni e questo continua nel corso del tempo, d'accordo? Stabile e costante. I frutti si raccolgono soltanto quando c'è questa stabilità, questa fermezza e questa costanza nella nostra vita interiore, che sono proprietà di un cuore umile. Ecco, chi è volubile, chi è non fermo e chi è incostante, così come chi vuole tutto e subito, è superbo. E questa cosa bisogna a tutti i costi correggerla. O Divina Maria, tu sola, ecco, puoi stare al fianco di Gesù ed essere con verità definita la umile ancella del Signore. Ha guardato l'umiltà della sua serva, l'hai detto tu stesso, no, della sua schiava, anzi, non della sua serva. Diciamo che la tua umiltà è enormemente superiore alla nostra e per un solo aspetto inferiore a quella di Gesù, no? Nel senso che lui era essenzialmente Dio e tu semplicemente piena di grazia, quindi avevi molto di cui umiliarti per essere stata rivestita
di quell'eccellenza straordinaria che tu non avevi come Gesù per natura, no? Ma l'hai avuto per grazia. Senza questa umiltà, tutto il nostro edificio, l'umiltà e la carità, sono come le due ali di ogni virtù. Se ne manca una di queste due, le virtù sono tutte quante non gradite al Signore o false. Per cui ti chiediamo la grazia di poter crescere il più possibile in questa virtù, per poter in tutto somigliare a te e al tuo diletto figlio Gesù. La divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.